Delle comuni italiane a confronto con quelle americane e europee, viene spontaneo rilevare la relativa povertà, la limitatezza di obiettivi e di settori della vita che investono. Ma è forse il fatto che anche le micro società alternative riflettono i modelli organizzativi, la cultura e i problemi delle società in cui nascono. Le comuni italiane non sono ancora realizzazioni compiute, ma appaiono come l'espressione di complesse e non sempre ancora ben definite esigenze di rinnovamento individuale e sociale, rese più problematiche dalla frequente ostilità dell'ambiente. La piccola comunità artigiana toscana in cui vivono questi bambini ha dovuto subire boicottaggi e vessazioni del paese vicino prima di essere capita e accettata. Persone fisse, due coppie, più un ragazzo che sono diversi mesi che è qua, non so, però non ha intenzione di rimanere fisso. E abbiamo tre bambini, due sono bambini ognuno di una coppia e un altro bambino è stato affidato. Abbiamo passato dei periodi anche a essere per diversi mesi, non so, 12-15 persone, naturalmente un sovraffollamento terribile. Io la chiamo comune. Anche se tante volte per comune si potrebbe intendere un raggruppamento piuttosto vasto di gente. Per me comune è già quando alcune persone, non so, almeno 3-4 persone, vivono insieme, lavorano insieme, gestiscono la loro economia insieme, prendono delle decisioni insieme e soprattutto educano i bambini insieme, perché per noi è molto importante la posizione dei bambini. Cioè, noi ci teniamo moltissimo, uno dei nostri programmi già iniziali e che si sta attuando soltanto adesso, dopo degli anni di ricerca, è quello di fare una comune in prevalenza di bambini, i ragazzi che vivono negli istituti, che hanno dei problemi, ragazzi caratteriali, non inseriti e che di conseguenza non li vuole nessuno a livello di adozione. Per quello che riguarda la gente del paese, all'inizio ci sono state grosse difficoltà, soprattutto i primi due anni, proprio una cosa così lunga. E questo è un paese piccolo, non un paese di operai in cui la gente fa a un certo punto un salto qualitativo, no? E capisce la cosa al volo, ma un paese di gente con una mentalità proprio all'antica, tipo castellani, medievale, no? Va bene, già la cosa più elementare, che non si poteva camminare per il paese, che tutti uscivano dalle porte, dalle finestre, tutta questa gente qui strana che cammina con i capelli lunghi, eccetera, no? A volte proprio calunnie vere e proprie. Addirittura una volta vennero dei poliziotti borghesi della questura, mandati apposta per verificare il contenuto di una lettera anonima che avevano ricevuto, che qui si facevano delle orge con delle minorenni e la droga, naturalmente. E loro pensavano che della gente non avesse non so, altre ragioni per ritirarsi da una città come Roma, gente chi laureato, chi diplomato, quindi con possibilità di carriera e cose del genere, se non quella di isolarsi per potersi drogare in pace. Ovviamente la gente scaricava in noi certi desideri repressi, specie riguardo ai maschi. I ragazzi più giovani non potevano andare in paese o avere un contatto con i paesani o con la gente della campagna senza sentirsi dire che fate lì, ti piace quella, ci fa qualche cosa pure te. So, ecco, per loro il vivere insieme significava dormire in un enorme letto e non fare. E loro si chiedevano veramente, ma che faranno tutto il giorno questi? Come impiegano la giornata? So, non è che gli venisse logico in mente, puliranno la casa, accudiranno il bambino, si daranno da fare per rimediare dei soldi per campare. No, no,
No, per loro durante tutta la giornata noi ci drogavamo e facevamo l'amore tutti insieme. Di che cosa aveva paura? Evidentemente aveva paura di un modo di vivere diverso, cioè della prospettiva che noi potevamo dare ai figli, che si può vivere senza avere il classico lavoro fisso, continuato, i classici obblighi della famiglia, una coppia chiusa, isolata dal resto della gente. La paura che noi insegnassimo questo ai figli, non credo ci fosse altro. Ecco, questo è il telaio, un telaio verticale che ho costruito un po' di tempo fa, in cui facciamo questo tipo di stoffa e questo e altre stoffe che adesso questo tipo qua e via. Poi qui c'è il banco dove si lavora il cuoio, vedi, fanno dei portafogli, si tingono, si stampano, si fa, insomma, questi lavori. Questa invece è l'erboristeria che fa Francis, ma purtroppo oggi Francis non c'è perché è a Roma per affari, insomma, per cose nostre e via di seguito. Questa è altra erboristeria, quelli sono tutti lavori in cuoio, questi sono dei sandali che facciamo noi. In fondo io faccio un lavoro manuale, cioè quello del cuoio, con molto piacere fra le altre attività qui nella comune, perché il fatto di lavorare con le proprie mani è una scoperta nuova e porta una grossa soddisfazione proprio per ogni persona. E questa scoperta è una cosa molto importante in tutti noi, cioè non tanto per il soldo quanto la soddisfazione della personale che ognuno di noi deve trovare nel fare qualcosa, con le proprie mani soprattutto. Prima io ero una semplice impiegata di Milano, trasferita poi a Roma, e a suo tempo sono venuta a collaborare in questa comune. Stavamo parlando del rapporto coppia comune. Del rapporto individuo-coppia comune, una cosa a tre, sì. A questo punto qui. Noi siamo partiti praticamente, cioè qui, ora siamo in tre, ma dovremmo essere in quattro. Siamo due coppie, partiti come coppie, arrivati poi ad un certo punto a ragionamenti un pochino diversi. Tu che ne dici? Sì, arrivati a un ragionamento diverso, cioè non al disfacimento della coppia, ma a un miglioramento dell'individuo, no? Cioè, si era arrivati poi, cioè a un perfezionamento dell'individuo. Ma il fatto è che quando l'individuo si perfeziona non sta più in coppia. Ma questo è logico, a un certo punto. Cioè che la gente sta in coppia proprio perché non è sicura di sé. Ma questo è logico, la coppia è proprio l'insicurezza, la coppia crea l'insicurezza tra gli individui, mentre per vivere in comune, tutti lo sappiamo tramite esperienze e via di seguito, l'individuo deve essere perlomeno autosufficiente in tutte le sue mansioni, piccole e grandi. L'argomento grosso, ed è sempre interessante perché noi abbiamo sostenuto che la comune che reggeva era proprio la comune formata da coppie, perché ragione, si sa tutti i casini che succedono, ci sono le cose, le storie a tre, le storie a quattro, tutte queste faccende qua, crisi di gelosia e faccende del genere, no? Si è sempre sostenuto questo. Si arriva ad un certo punto a livello in cui, specialmente le donne, perché io ricalco su questo, si cominciano a sentire effettivamente autonome, sicure di sé, indipendenti al 100%, e nella storia di coppia ci cominciano a star male. Non soprattutto perché stanno male con un partner, non per per quello che significa la presenza di un partner uomo, maschio, inteso come viene inteso la figura del maschio adesso, in una comune, perché in un modo o nell'altro è oppressiva. Purtroppo queste cose noi le pensiamo, cerchiamo di realizzarle via di seguito, ma dietro di noi abbiamo un certo momento, abbiamo anche da dire che abbiamo una certa educazione, abbiamo subito una certa educazione da bambini e via di seguito. Ma pure io ce l'avevo questa educazione. Ma purtroppo questo fardello non tutti se lo riescono a buttare giù in 4-4-8, non è una cosa che si possa dire, non è una scrittura o un grado sulla manica che lo cancelli o lo butti via. Qui si tratta di ridimensionarci, qui si tratta proprio di rivedere le cose, cioè si tratta proprio di rovesciarti la pelle addosso. L'importante è soprattutto
poter saper vivere al di fuori della coppia nella comune, pur essendo stati precedentemente cioè in coppia. Cioè, secondo me, l'alternativa della famiglia tradizionale è appunto saper vivere nella comune al di fuori della coppia, cioè al di fuori nella società è molto difficile che avvenga. Vedere, questa è una maturazione reciproca, non fare il ragionamento di coppia, ma questa è una cosa molto difficile. È chiaro che, cioè, è molto diverso che vivere in coppia e vivere nel comune, no? Vivere in coppia, specialmente una coppia così tradizionale come l'avevo impostata io, no? Sto parlando del mio rapporto di coppia. Cioè, lo vivi in un certo modo, cioè, vivi con il bambino, lui lavora, tutte queste cose qui, no? Molto, molto tradizionali, no? Mentre invece andare in un comune vuol dire, non so, confrontarsi con altre persone, vuol dire vedere altre persone, vuol dire, non so, potrebbe aiutarti come non potrebbe aiutarti, no? Potrebbe succedere anche una rottura, lì dipende molto anche dalla tua ma esperienza. La comune può aiutare molto al matrimonio. Non c'è questi certi ruoli che tu, se ti sposi, ti cadono addosso anche se vuoi cambiarli. Perché io sono sicura che se ritorno oggi a vivere insieme a lui, ritornerei al mio ruolo come prima. Voglio dire, io non so, al vivere qua, aver capito che la comune mi può aiutare, non mi sentirei proprio di adesso, ritornare a fare coppia con lui da solo. Perché io, per esempio, non so, ero stata abituata a fare certe cose proprio pratiche del pulire, del lavare, che accettare che Gustavo le facesse in un certo modo, perché poi quando uno incomincia a fare le fa magari così, no, male, così, allora lì scoppiavano veramente le liti, tu pulisci male, no, capisci? È molto difficile saltare anche questi ruoli, questi schemi, accettare che un altro le faccia al posto tuo, ti senti magari, non so, che tu sei stata messa da parte. Non siamo abituati fin da bambini, noi viviamo ognuno, il papà, la mamma, la sua casa, quando chiude la porta è casa sua. Invece qui è casa di tutti e casa di nessuno. Per cui, insomma, ci sono anche tante tensioni da superare, no? Ognuno ha la sua mania e bisogna rispettarle e così via. C'ha le sue idee, poi, no? Non abbiamo tutti la stessa mentalità e dobbiamo trovare un modo di vivere insieme. Da un lato par strano che ci si riesca, no? Perché noi siamo tutta gente abbastanza normale, non abbiamo nessuna teoria. Siamo capitati insieme perché ognuno voleva cercare di fare questa esperienza, ma adesso, avendo i bambini, avendo una casa anche abbastanza bella, non possiamo così come uno da solo, no? Che può un giorno stare da una parte e un giorno andarsene dall'altra. In fondo siamo abbastanza legati qua, per cui dobbiamo cercare di convivere. Però ci abbiamo trovato delle difficoltà pazzesche, no? Non so, c'entra anche il fatto che siamo dei compagni, no? E vorremmo, cioè noi, chi nella fabbrica soprattutto, ma in generale lottiamo per cambiare questa società dei padroni, eccetera, eccetera. Per cui la comune ci sembrava anche un modo per cominciare a farla la rivoluzione, no? Cioè, prendiamo l'esempio della proprietà privata. Dentro di noi c'è profonda, no? Anche quelli che si dicono compagni. Anche il fatto di fare sia uomini che donne, di fare lo stesso lavoro, una cosa che non so, in fabbrica quando lo dico stupisce molto, no? Come, non sono le donne a casa che puliscono, che fanno tutto? No. Essendo in comune facciamo tutti, perché a quel punto lì, se no, uno stare bene anche in comune. Chiaro che non è che fai la rivoluzione all'interno di una casa, no? Però la comune è un modo per cominciare a capire cosa vorrebbe dire fare dei passi in avanti in una società diversa. Dall'esterno vedere questa cosa qui risulta una cosa molto caotica, una cosa da follia, no? Che non viene accettata. A me interessa molto di più, non so, pian piano, con la gente che conosco, far capire che si può vivere anche questa esperienza, no? Di più coppie insieme con i bambini, più bambini insieme, che fra l'altro è un problema molto grosso mantenere insieme tre bambini, no? Perché venga allargata, no? Poi va bene. La fabbrica, la comune viene vista come qualcosa di molto strano. Gli piace molto l'idea che si divide il lavoro. Però viene proprio rifiutato, cioè voglio dire, non riescono a capire come sia possibile, cioè ciascuno dice io voglio casa mia, fare le mie cose, non ci riuscirei. E d'altronde io personalmente gli do ragione, cioè anche conoscendoli, la mentalità che hanno, si sparerebbero dopo un mese in una comune, cioè non riuscirebbero neanche a cominciarla. Infatti non so a volte come noi siamo qui. Ma il nostro vivere in comune è un'esperienza che ci serve più che altro a noi come persone per superare tutti i problemi che tutti abbiamo accumulato a livello generale, no, di questa società. Cioè c'è chi si ritrova, cerca di ritrovarsi nelle piazze, cerca di ritrovarsi nei circoli,
per socializzarsi, la comune secondo me è un modo un po' strano, un po' particolare, fatto magari di poco, di mettersi a confronto con gli altri e quindi di mettersi in contraddizione per cercare di tirar fuori quello che abbiamo dentro, di problemi, di schemi, eccetera, e quindi di superare quello. Perché siamo in questa fase, una volta superata questa fase potremo anche pensare meglio, dico, ai problemi politici e modelli anche più direttamente sociali, eccetera. Vorrei che questa comune saltasse dei passaggi, facesse un po' più fretta la strada che mi sembra che stia facendo, per arrivare ad aprirsi, a rischiare. A un certo punto, quando ha risolto i problemi più banali, che sono quello dei capelli nel lavandino e delle tensioni meno banali sui bambini o rispetto alla diversità di caratteri, quando ha risolto parzialmente questi problemi dovrebbe andare avanti, cioè fare delle cose, utilizzare il fatto di stare in comune per cambiare la società, per far lotta di classe. Noi siamo un gruppo di 10 ragazzi e abbiamo deciso di cominciare questo tipo di vita semplicemente perché ci stava bene. Le difficoltà nelle quali ci siamo trovati e nelle quali ci troviamo sono tantissime. Abbiamo cominciato occupando queste terre, non precisamente queste ma altre. Poi da queste altre terre in cui stavamo siamo stati spostati, diciamo, dietro consiglio della regione in queste terre qui. E qui ci siamo arrivati all'incirca 6-7 mesi fa. La situazione qui era abbastanza critica. Si tratta, dal punto di vista agricolo, di terre completamente abbandonate, sfruttate per qualche mese all'anno come pascolo, in ogni caso senza nessuna utilizzazione concreta, semplicemente terre lasciate al loro destino, insomma. Le case sono case diroccate, la nostra casa fra l'altro è ancora un pericolante e non si sa bene a chi bisogna rivolgersi per far levare questo pericolante. L'età varia dai 16 anni, più piccoli, a 27-28 anni. Le ragioni che hanno portato ciascuno di noi qui sono varie. Ognuno ha dietro la sua storia, la sua esperienza, se si può parlare di esperienza. Da dove veniamo? Tutti di Roma, insomma, cioè tutti da vari, magari anche da vari quartieri, da varie realtà, insomma. Però, insomma, in realtà, capito, è gente che bene o male non si è mai voluta, capito, cioè legare un certo tipo di, cioè proprio di vita, capito? Cioè, oppure non ha voluto, cioè non ha accettato, diciamo, bene o male, capito, quel tipo di realtà, è voluto, capito, cioè trovare qualcosa in più, insomma, cioè qualcosa di diverso, cioè qualcosa di, se mi permettete, qualcosa di più vero, insomma. Io mi chiamo Giuliana e ho 27 anni. Ho studiato fino all'università, ho fatto 3 anni di architettura. E poi, visto che non mi andava di continuare, ho deciso di venire in campagna. Prima io ero studente, stavo a Roma, facevo vita da studente. Niente di particolare, mi arrangiavo, cercavo di tirare qualche lira in una maniera o in un'altra. Io ero studente per modo di dire d'architettura perché frequentavo soltanto per non andare a far militare. Adesso sono riuscito a non far militare e ho lasciato tutto e mi dedico a quello a cui mi vado a dedicarmi, insomma, che appunto sta in campagna con un po' di amici. Io praticamente ero studente, però era già un anno che avevo abbandonato la scuola perché, cioè, non mi interessava proprio, capito, andare a scuola. I miei genitori, una famiglia, cioè, di operai proprio, cioè di operai. Cioè, comunque penso che, e sono sicuro che, cioè, sono contento, insomma, che io sto qui. Quasi sempre. Cioè, anche perché cioè, in famiglia siamo 7, 6. Cioè, poi il numero neanche conta. Cioè, l'importante è che sono contenti che sto qua, insomma. I genitori miei
specialmente mio padre, non è che ne è rimasto tanto contento. Mia madre invece, cioè, questa scelta che ho fatto, cioè, ne è contenta, capito? Cioè, perché mi piacerebbe pure a lei, capito, fare una vita del genere, però ormai c'è una certa età, quindi sta addossata adesso, sta lì a Roma e lavora. Ma è un altro tipo di lavoro, non esiste, capito? Lei lavoravi per 50.000 lire al mese, 50.000 lire alla settimana. Ma poi per chi lavoravi? Cioè qui lavori per te, capito? Cioè, poi, è così. Lì lavoravi per l'altro. E per un po' di soldi, e basta. Poi io non è che ho mai lavorato. Lui giusto ha lavorato, ha fatto il fioraio. Io giusto ho lavorato, cioè, un po' in campagna. Benissimo, benissimo, potevo lavorare in città, prendevo quei, cazzo, non lo so, cioè, quei soldi, capito, settimanali o mensili, capito, stammene a casa, capito, che quei soldi potevo vivere, capito, potevo avere, non lo so, capito, la macchina, gli strumenti che mi servivano per poter suonare, capito, perché mi piace suonare o tante altre cose. Qui magari non ce l'ho queste cose, capito, ma lì mi ne manca un interesse da vincere. Cioè qui c'ho un rapporto diverso proprio col lavoro che faccio. Se io lavoro, capito, ma non solo perché lavoro per me, mi piace lavorare, ma proprio perché lavoro, capito, la terra, capito. Cioè sto insieme, invece di stare insieme con palazzi, sto insieme a alberi, e questo già è tanto. Cioè tutto. Palazzi, cortili squallidi, ragazzini che strillano, che vanno in bicicletta, che però devono stare attenti che le madri sgridano: ah, non andate in mezzo alla strada perché ci stanno le macchine. ecco che c'avevo. Oppure che uscivo, capito, andavo magari anche con gente, capito, che conoscevo, capito, a suonare in mezzo a un prato pieno di rifiuti, capito, perché mandava a restare seduto sull'erba e non sull'asfalto, capito. Cioè in realtà cittadina, tra virgolette, cioè che dice tutto, insomma, sta quartiere fascista. Pieno di picchiatori fascisti, con gente stronza al massimo. Molto ho detto, perché però poi uscivo, andavo in giro e non facevo un cazzo, suonavo pure io, però tutto suono tutt'altro, anche adesso suono e non facevo niente, la mattina e la sera spendevo un sacco di soldi per un sacco di cose. Però, capito, era un sacco di tempo che si diceva: andiamo a Piazza in Casale, andiamo via in campagna. Cavoglio è sempre stato quello. Poi è venuto il momento, ci sono andati. Insomma, la città è la città, capito? Il quartiere è sempre il quartiere. Dovunque vai, puoi cambiare quartiere, è sempre quello. Infatti non c'entra che si chiami San Paolo, Garbatella, Eur, quello fino a Ceto, capito? Come era lui, era da me, capito? La casa che noi abbiamo occupato a luglio di quest'anno era una casa pericolante e legalmente lo è tuttora. È una casa effettivamente pericolante non soltanto sulla carta. Abbisognava di molte cure che noi gli abbiamo dato. C'era il tetto che era completamente da rifare, i muri completamente scalcinati. La scala d'ingresso non c'era, abbiamo dovuto rifare anche quella. Questa parte di tetto qui è stata completamente rifatta perché non era buona, c'era pericolo che crollasse, quindi abbiamo dovuto levare tutte le tegole, tutte le piattine, cioè tutti i mattoni che sostengono le tegole, sostituire tutti i travetti che sostengono le piattine e quindi ricominciare da capo. In altre parti della casa abbiamo dovuto sostituire dei travi, il che è un lavoro abbastanza difficoltoso. E poi si è dovuto ricoprire tutto quanto il tetto, che aveva tutte le tegole sconnesse. Nessuno di noi era muratore, nessuno di noi lo è stato, insomma. Abbiamo imparato man mano. Cioè, i primi lavori sono stati fatti un po' la meno peggio, poi man mano che si va avanti, insomma, un po' si impara, certo, senza arrivare a livelli professionali di muratore. In ogni caso adesso la casa regge. Si tratta poi di poter avere i mezzi per sfruttare queste terre.
E la crisi dell'agricoltura è una crisi che, fra l'altro, partendo dallo spicciolo, è anche fatto di mezzi che costano troppo per produzioni che sono troppo basse, sono troppo poco remunerative. Per ora il terreno che abbiamo non è granché, 32 ettari, di cui i seminativi sono 13. C'è un po' di ettari a bosco e a macchia inutilizzabile, insomma, e poi c'è il pascolo. E quindi se riusciremo a avere tutti i 32 ettari, si cercherà dei seminativi di poter utilizzare fino in fondo, cioè di lavorarli a grano, a avena, e per il pascolo di utilizzare pecore o anche mucche se ci saranno. In questo momento abbiamo 6 pecore, cioè 5 pecore, un montone, e 5 maialetti, cioè 4 sono castrati, no? Cioè per fare ingrassare di più, insomma, è una cosa che si usa, insomma. Una è una scrofa che si lascerà per razza e poi pollami, vai. Noi non abbiamo certo molti mezzi, se non piccoli risparmi che sono stati portati da tutti quanti e messi in comune. Però non bastano certo a risolvere la situazione. Cioè, chi ci ammette, capito? Funziona così. E tutti insieme cerchiamo di sfangare perlomeno st'inverno, capito? Dopodiché dovremmo cominciare a raccogliere qualcosa di nostro e perciò arrangiarsi, capito? Andremo avanti molto con orti, animali e speriamo di farcela, insomma. È molto facile magari criticare quello che stiamo facendo oppure rimarcare degli errori che senz'altro compiamo, che abbiamo compiuto o che faremo, perché ne faremo senz'altro, e su questo dare dei giudizi abbastanza negativi. In ogni caso c'è anche il lato positivo, che innanzitutto è il fatto di trovarsi indubbiamente bene in un ambiente come questo. Rifuggire dalla città è una cosa che ha un suo significato, non solo a livello esistenziale, credo, che sia effettivamente un'alternativa di vita, che può crescere e può essere una situazione esemplificativa anche per altri. Dunque, siamo nel decimo anno di questa esperienza, che come esperienza qua, come iniziativa, è cominciata quindi nell'autunno del 67, 68. L'idea di cominciare questo lavoro è nata da un gruppo di giovani, o meno giovani, delle chiese evangeliche protestanti milanesi, metodista, valdese e battista. Naturalmente non voleva essere, non è mai stata e non ha voluto essere neanche all'inizio un'iniziativa ecclesiastica, però è nata dal dibattito di questi giovani sulla necessità di una testimonianza nei fatti nel movimento operaio, nel proletariato. Da qui si capisce perché la scelta è stata fatta verso Cinisello. Cinisello è la tipica cittadina della periferia industriale milanese, anzi cittadona perché ha 80.000 abitanti, ed è stata scelta, e allora tra l'altro era anche, a differenza per esempio di Sesto San Giovanni, una zona nuova di emigrazione ancora forte, senza grosse strutture. In questi 10 anni le cose sono cambiate molto. L'idea è nata dunque da un gruppo di giovani credenti protestanti di varie chiese, però già subito nel dibattito hanno partecipato marxisti atei, cattolici del dissenso, eccetera. Il motivo per cui non volevamo chiuderci è collegato al motivo per cui, venendo in questo posto, la nostra attività voleva essere un'attività sociale, sostanzialmente sociale. Siamo nel 68 e 67, quegli anni lì, è uscita la lettera a una professoressa, il movimento studentesco dibatte che tipo di attività sociale possono fare degli intellettuali in un ambiente operaio, una scuola. Questa è stata la conclusione dei vari dibattiti di quegli anni lì. E una scuola come? Una scuola che servisse ai lavoratori, che desse una possibilità di entrare in contatto e di sfondare nell'ambiente dei lavoratori, e che desse una possibilità di formazione nello stesso tempo dei lavoratori e degli stessi che facevano la scuola, di uno scambio reciproco culturale per inserirsi nella realtà, per conoscere, per cambiare, per eccetera eccetera. La scuola è formata da 3 classi. In tutto il numero degli allievi è di 80 persone. Ci sono i giovani che fanno la scuola in 2 anni,
e gli adulti che la fanno in un anno solo. Le classi sono diverse, il gruppo dei giovani proviene da quasi tutti dal quartiere Borgomisto dove è inserita la scuola, sono tutti emarginati e buttati fuori dalla scuola dell'obbligo, respinti anche più di una volta, sono super sfruttati sul lavoro perché lavorano nell'edilizia, fanno 12-13 ore al giorno, senza libri a volte, altri invece non hanno ancora un lavoro. Il gruppo degli adulti dai 20 ai 40-45 anni è invece tutto di persone inserite nel mondo del lavoro, in grosse o piccole fabbriche. E il gruppo degli insegnanti è composto da una cinquantina di persone, il numero appunto molto alto è indispensabile dato che sono sempre 3 o 4 insegnanti per classe ogni sera. Molti insegnanti sono anche degli ex allievi, ragazzi o adulti che hanno frequentato la scuola e che continuano a restare in contatto dando il loro contributo importante e molto utile, soprattutto per il rapporto positivo che hanno con i nuovi allievi. Esterna ci ha subito coinvolti in modo talmente forte che la comune si è organizzata per sopravvivere, per funzionare molto empiricamente senza le infinite discussioni che succedono a volte sul senso della vita comunitaria, la necessità della vita comunitaria. Quello che era molto chiaro a noi subito era questo, che la nostra esperienza comunitaria non aveva nulla di mistico. La vita comunitaria dei primissimi anni è stata ristretta a questo gruppo che ha iniziato, ma mai chiusa, perché il fatto stesso di avere una scuola serale, di avere dei locali comuni con una chiave sempre fuori dalla toppa e una possibilità di ricevere a qualunque ora del giorno chiunque volesse venire, che fossero allievi, amici degli allievi, ragazzi con problema, via via che eravamo conosciuti, c'è stato subito un grosso via vai nella comune. Ma io non sono credente, però credo che si possa vivere un'esperienza comunitaria, soprattutto in una comune come questa, dove la gente che vive un momento di fede, no? Lo vive secondo me in maniera estremamente positiva, cioè in una realtà come quella di questo quartiere, in una comune organizzata in questa maniera, dando il proprio contributo in un lavoro di tipo sociale come può essere la scuola, e non solo la scuola, il circolo culturale e così via, il contatto con il proletariato di questo quartiere, di Cinisello in generale, col sottoproletariato, con i giovani disoccupati. Cioè il fatto stesso che per il mio lavoro politico qua alla comune posso trovare delle persone che possono insegnarmi parecchie cose, soprattutto a livello intellettuale, e dall'altra parte magari ricevono anche qualcosa di quella che può essere l'esperienza di un operaio. È un fatto estremamente positivo anche per quello che viene chiamato l'incontro tra il proletariato e la classe degli intellettuali. Qui mi hanno accettato per diversi motivi, perché mi conoscevano abbastanza e perché sono venuto nel periodo in cui nella comune era in atto una trasformazione voluta, cioè si voleva aprire la comune anche agli operai, in quanto prima era composto soprattutto di intellettuali cosiddetti, no? È capitato spesso che gente che veniva da altre esperienze comunitarie sorridesse nel vedere il numero di cartelli che noi abbiamo affissi alla bacheca della sala comune, in cui è precisato chi è di turno ogni giorno per il pasto, per la sorveglianza della scuola, per rispondere al telefono, e ci davano un po' dei burocrati, eccetera. Probabilmente è uno dei motivi per cui la comune è durata, non l'unico. La situazione in cui siamo ora, dal punto di vista delle finanze, è che esiste una cassa comune con cui si compra tutto quello che è vitto, normale amministrazione quotidiana, luce, gas e affitti, e questa cassa viene alimentata in base a una percentuale del salario di chi lavora. Questo comporta che, per esempio, i miei figli, che sono 3, sono mantenuti per quanto riguarda vitto e alloggio da tutti i membri della comune che lavorano. Domani c'è un disoccupato, vive alle spalle degli altri. Invece, dal punto di vista pratico, ci siamo organizzati in modo da avere pasti sempre in comune. A turno cuciniamo tutti, uomini, donne, ragazzi, dai 14 anni in su, hanno un turno settimanale, siamo abbastanza per poter fare solo un pasto alla settimana. L'unica cosa da aggiungere è che noi non accettiamo neanche di prendere in considerazione le richieste delle persone che vogliono venire a vivere con noi se non c'è anche un desiderio di collaborare a tutta l'attività nostra e un espresso parere delle persone che vengono, che condividono la nostra iniziativa, il nostro modo di vita. È una comune talmente proiettata verso l'esterno che ha poco tempo e poca disponibilità per
accogliere nel suo seno chi ha bisogno di cura, di particolare attenzione, interesse. Ecco, l'attività esterna stritola il debole. Per cui siamo rimasti nella comune, diciamo appunto, i forti, perché ci consideriamo dei militanti, ecco. Abbiamo questo limite e vantaggio dell'efficienza, che viene da alcuni dal calvinismo, ad altri dalla storia nel Partito Comunista, ad altri dall'impegno nella vita sindacale o da qualunque altro motivo. Possiamo anche dire un certo moralismo. Ci siamo posti anche il problema se la vecchia famiglia di tipo protestante che noi avevamo vissuto meritava ancora di essere conservata. Beh, la nostra scelta è stata questa. Abbiamo mantenuto i caratteri personali, amorosi, sessuali dell'unità matrimoniale. In parole povere, non abbiamo mai fatto le corna l'uno all'altro. Invece abbiamo cercato di diminuire e, se possibile, abolire i caratteri borghesi del matrimonio tradizionale, gli interessi in comune. Quindi, se le nostre famiglie sono diventate famiglie socialiste, è più sul piano del cervello che sul piano di altre parti del corpo. Nella famiglia ci sono dei rapporti tra marito e moglie, tra madre e figli, figli e padre, cioè tutti i rapporti della famiglia, che sono, secondo la nostra esperienza, la mia, insuperabili in una comune. Cioè, per conto nostro, nella comune non si supera la famiglia, si supera la famiglia isolata, tradizionale, borghese e chiusa, non la famiglia. Non ci ha mai interessato il discorso del superamento della famiglia, né della coppia. Ci ha interessato moltissimo il discorso del superamento della famiglia o della coppia chiusa verso gli altri. Sì, proprio perché non ci sono mai interessati i casi particolari, i casi speciali, che queste cose non hanno trovato nessuno spazio. Il bello e il limite di questa comune è che è un incontro tra lo spirito puritano, protestante, e il movimento operaio. Questo incontro ha, a parer mio, un bel po' di vantaggi e ha alcuni limiti. Uno è un certo pudore protestante di mettere la propria vita in piazza. Secondo è l'idea che il lavoro è più importante di tutto. E allora, inevitabilmente, le questioni personali vengono un pochino compresse. L'unica cosa che direi, allora girandola invece in positivo, è che credo tutti qua dentro, me compreso, sono di gran lunga il più vecchio, siamo cresciuti. Gesù ha detto che chi vuole salvare la sua vita la perderà. Se posso tradurre, chi vuole risolvere il problema del personale non lo risolverà. Invece, impegnandosi in un modo un pochino aperto, poi anche alcune questioni del personale vengono risolte. È vero, non tutte. Abitando insieme in una vecchia cascina di campagna, un gruppo di ragazzi e ragazze piemontesi ha sperimentato per un anno la vita comunitaria. Ma tra le donne del gruppo sono sorte presto tensioni e insoddisfazioni che hanno rimesso in discussione dalla base il senso del vivere insieme. Si è arrivati fino alla rottura, alla separazione, qui non di una coppia, ma di un'intera comunità. Sono nati così due nuclei separati, ancora legati affettivamente ma fisicamente distanti. Oggi uomini e donne ci riflettono sopra, ripercorrendo il cammino fatto. Cioè, si è deciso appunto di trovare questa cascina e si è trovata campagna, bene o male un posto bello, e praticamente si andava lì solo il sabato o domenica, qualche volta lungo la settimana per suonare, per provare queste cose qui, il cliché americano della comune. E che se lo ricordo un poco bene come lo disegnavo facendo. Beh, poi si è presa sta cascina qua, no? Prima, da quando siamo arrivati anche loro, voi due. No. Ah, ecco, no, cioè, dopo circa un anno di questa cosa qua, che poi è cambiato completamente tutto. Cioè, poi sono arrivate anche delle ragazze, queste cose qui, e ci si era praticamente sempre fissi ad abitare lì, queste cose qua, no? Iniziata la storia della comune. Noi in cascina non esistevamo come donne, esistevamo come persone, cioè non avevamo mai pensato al nostro essere donne, al nostro avere esigenze diverse, e ci siamo buttate in quello che venivano definite le esigenze comuni, la musica, una certa impostazione delle cose, no? E poi ci siamo accorte che non c'entravamo niente, non erano le nostre.
era proprio tutta un'altra cosa. Ma praticamente quando abbiamo mollato tutto. E siamo poi arrivati che... Beh, siamo venuti qua. C'è stato ancora un piccolo periodo là. Ce n'è di storia nel frattempo, cioè tutta la... Prendi il passaggio, non so, a me viene comodo dividerla in fasi la faccenda. Allora, se la prima era appunto l'America, no? Nel senso di gruppo californiano che faceva musica californiana. La seconda, quando sono saltati fuori i primi problemi reali, che erano quello dei soldi, quello di un lavoro, quello di... anche di rapporti un minimo diversi. E la terza fase è questa qui, che è del tutto sperimentale, nel senso che è sostanzialmente una cosa nuova, cioè le donne stanno per conto loro, noi stiamo per conto nostro. E questa cosa qui, che hanno deciso e voluto le donne prima, a noi c'è abbastanza, così, all'inizio sballato, c'eravamo abbastanza... Cioè, adesso cosa succede? E invece pian piano poi dopo ci è venuta voglia di farle noi. Ecco, se prima la contraddizione maggiore forse era quella tra borghesi e proletari all'interno della comune, dopo è diventata senz'altro la più grossa quella tra uomo e donna. Non è stata una cosa avvenuta così di botto, c'è stato un po' vari passaggi. Soprattutto nell'ultimo periodo c'erano stati vari scazzi per la questione che si vivono le situazioni in modo diverso, no? Per cui noi abbiamo cominciato a prendere coscienza del fatto che siamo donne, che volevamo fare anche un'esperienza un po' diversa. Dunque, noi appena venute via dalla cascina siamo andate ad abitare a Casale. Eravamo in sei con due bambini e ci sono stati un sacco di problemi perché è praticamente impossibile vivere in sei in una stanza. No? Adesso siamo riusciti dopo un sacco di mesi e di ricerche a trovare questa casa che è abbastanza grande. Ci si trova molto bene, no? Ci sembra di essere delle regine. Per me da quando è iniziata questa nuova storia qua, e cioè da quando ci siamo divisi dalle donne, sono cambiate un sacco di cose, credo anche per gli altri. Dopo appunto il primo momento in cui non si capiva bene cosa dovessimo fare, adesso solo noi, uomini, adesso qui siamo in tre ma siamo in sei. E piano piano ci siamo arrivati alla convinzione che è giusto e bello fare le cose così tra di noi adesso, anche se... Ma nei rapporti con loro sono cambiate un sacco di cose, no? Perché, cioè, noi abbiamo deciso di venire via e di farci una nostra casa, il nostro lavoro, nostre esperienze, che non fossero strettamente collegate a loro. Cioè, con loro non è che vogliamo averci a che fare come una volta. Credo che una grossa riscoperta, da quando appunto non siamo più comune, sia stata la scoperta di star soli, no? Cioè star bene da soli, perché poi dopo stando bene da soli riesci ad avere rapporti diversi con gli altri. Trovare la tranquillità in te stesso per comunicarla e farla vivere agli altri. Io sono stato a Barghiera, credo che molto spesso si tende a ricreare una nuova convivenza nella non convivenza, no? Sembra strano, però cioè, ci si conosce da tempo, c'è affetto e... Perché con le donne continuano i rapporti anche di coppia, anche se si cerca di smetterla, no, con questa cosa, perché non ci va mica bene. No. E adesso c'è ancora tante cose da fare, però io qui dentro sto bene, nella casa, in questa cosa. Per esempio nel mio rapporto con lei, la cosa è cambiata rispetto a prima. Fondamentalmente poi dopo è cambiato il fatto che lei si è posta diversamente rispetto a se stessa. Ci ha preso coscienza di cosa vuol dire lo sfruttamento della donna adesso. Mi ha fatto presente queste cose qui e, dato che poi non erano nuove, ho cercato più o meno di capirle. Ne ho capite un po', ne ho ancora da capire parecchie. Però, non so, è cambiato in me rispetto a lei il fatto che non è più la consolatrice, non è quella che, da cui poi vado quando sto male. È una persona, io sono una persona e ci si incontra in quanto persone. Credo sia proprio diversa questa cosa qua. I discorsi anche che fai, la tranquillità che ne deriva, perché poi dopo si sta bene appunto provando cose che in un rapporto di coppia, in un rapporto tradizionale, secondo me non riesci più a provare dopo un po' di tempo, perché diventa un'abitudine, diventa una routine, diventa appunto la quotidianità ed è tutta distorta. L'esigenza di questo rapporto di coppia viene dal fatto che abbiamo 20 anni, no? Abbiamo avuto una certa educazione,
E cioè, per forza di cose, anche non volendolo, no? Anche, non so, quando stavamo in comune con altri uomini e non c'era un uomo solo, no? Per cui, cioè, si parlava di amore di gruppo, si parlava di, della non coppia, però era praticamente impossibile, no? Le coppie si ricreano proprio facilissimamente, in modo incredibile. Ma comunque adesso... cioè, io credo che la cosa, forse non dico l'unica, ma comunque la cosa vera e importante che ci porta ancora ad avere un rapporto di coppia sia quella di tipo sessuale, cioè una motivazione di tipo sessuale. Dal momento in cui ci siamo resi conto che l'uomo non ti capisce mai, al limite ti capisce a parole, no? Ma non essendo donna e non vivendosi sulla pelle le cose, non ti capisce, abbiamo riportato tutte queste cose al nostro interno, per cui tutti i miei problemi, no? Io so che l'unica strada che hanno per muoversi, se non per arrivare a una soluzione, passa da qui, o comunque dal collettivo, dalle donne. Per cui praticamente gli uomini sono stati relegati in uno spazio abbastanza angusto, no? E credo che sia quello che adesso ci pone tanti problemi con loro, no? Che sono loro a porli soprattutto, perché per noi andrebbe bene così. Noi abbiamo discusso tantissime volte sul problema rapporto di coppia o meno e siamo arrivati un po' alle conclusioni che per la situazione attuale che viviamo, cioè adesso, è praticamente impossibile non avere rapporti di coppia. Per me personalmente è molto importante riuscire ad attuare un rapporto completo con una donna, cioè sia a livello sessuale che a livello affettivo, cioè a livello affettivo già esiste, per cui soprattutto a livello sessuale. Cioè esattamente come con un uomo, anche perché cioè, è molto diverso, credo, averlo con una donna che non con un uomo. E poi abbiamo visto che noi riusciamo anche a stare bene insieme quando stavamo da sole, no? Cosa che in cascina non succedeva mai. Cioè eravamo divise noi donne, no? E a volte, cioè, mi sento di dire per colpa degli uomini, antagoniste su un sacco di cose. Perché poi era il loro modo di fare le cose, no? E invece vivendo tra di noi abbiamo acquistato tutto un altro modo di vederci, di vedere noi e di vedere le altre donne, e soprattutto di vedere gli uomini. Cioè, tutte le cose che prima ci facevano sentire delle tapine, quelle indietro, quelle che non hanno i mezzi, no? Adesso ci fanno sentire, vabbè, sempre quelle che non hanno i mezzi, però quelle incazzate, quelle che se le vogliono prendere, quelle che se le vogliono costruire. Ci sono divergenze grosse, per esempio, rispetto al discorso del lavoro tra noi e loro, cioè come vediamo noi impostato il lavoro e come lo vedono loro. Cioè per noi adesso la cosa più importante è di trovarci dei lavori che ci diano la possibilità di avere una certa tranquillità economica per noi, per i bambini, e che ti lascino lo spazio poi per portare avanti il nostro discorso all'esterno. E invece, cioè come lo impostano loro, è completamente diverso, è più un... cioè la ricerca del lavoro alternativo immediato, no? Come soluzione al lavoro normale, insomma. Cioè per noi va anche bene di andare a lavorare in fabbrica adesso, pur di trovare un lavoro appunto che ti consenta questa tranquillità. A volte ci diciamo che siamo persone più normali, no? Nel senso che il distacco tra noi e la gente di fuori non è sulla forma esteriore della nostra vita, no? O magari come una volta sui jeans con 40 toppe, anziché senza toppe. La differenza sta in quello che fai, no? E quindi anche con la gente all'esterno, quando ci confrontiamo sulle cose che poi sono le cose della vita importanti, no? Io credo che ci sia un discorso di fondo abbastanza grosso, no? Per cui c'è questa grossa differenza di comunicazione che abbiamo noi e che hanno loro, che poi sono gli uomini in generale. C'è una differenza proprio di cultura, di educazione, di tutta una vita, insomma, per cui a noi è molto semplice comunicare, cioè le cose che poi sono le cose importanti, no? Per cui lo star bene, lo star male, no? Mentre, cioè rispetto, cioè loro per esempio hanno difficoltà incredibili a comunicarsi questo tipo di cose, perché loro sono diversi, cioè uno dall'altro, non c'è questa unità che invece c'è tra donne, una cosa culturale molto grossa che invece, cioè, le donne le accomuna, cioè le mette insieme proprio perché oppresse, perché se non stanno insieme praticamente non riescono a venire fuori, cioè devono venire fuori come una forza, no? Io sono diversa, sono una cosa nuova e loro non mi capiscono, non lo capiscono.
anche se magari fingono di accettarlo o vorrebbero, cioè io credo che alcuni siano anche in buona fede. Il nostro, diciamo che è un po' il movimento che tende in avanti proprio perché ci stiamo riappropriando, stiamo scoprendo eccetera, loro è un po' il movimento che segue praticamente questo nostro movimento. Cioè è una realtà anche abbastanza generale, verificata anche, cioè, in situazioni anche più grosse. Cioè non è una cosa nostra in particolare tra noi e loro, è proprio una cosa che succede in genere tra un uomo ed una donna anche in un rapporto di coppia, cioè anche nel rapporto tra due persone. La nuova esperienza della separazione tra uomini e donne è stata vissuta con apparente maggiore coraggio e determinazione dalle donne. In questo, come in altri casi all'interno o ai margini della famiglia nucleare, la donna sembra avere più dell'uomo la capacità di riflettere sulla propria esperienza, di portare alla coscienza il significato profondo di ogni scelta e trarre conclusioni che sono progetti in positivo. I problemi che emergono da queste realtà mettono a nudo uno dei temi centrali della ricerca: le tensioni affettive che derivano dalla rigida definizione dei ruoli sessuali, definizione che è struttura portante della famiglia nucleare, e le forme di reazione a questa rigidità, le soluzioni che la mettono in discussione, che la negano e superano. Nella prossima puntata esploreremo alcuni tentativi di soluzione a questi problemi.